eccomi qua. Stiamo per fare una cosa pericolosissima, cioè proprio cucinare due pesci, due orate in camper. Per farlo e per fare meno danno possibile io uso la padella doppia, però bisogna stare molto attenti. Queste padelle hanno in realtà due parti, una parte che è liscia, libera, e l'altra che ha questa specie di cunetta, la vedete, si vede qua, questa, vedete? Bisogna cominciare su quell'altra, perché se si comincia con questa, quando si gira, siccome questo resta all'esterno, cola tutto fuori, mentre se comincio con questo, siccome questo è pulito, quando lo giro e questo è interno, non mi fa danno. Allora, quindi doppia padella possibilmente e due orate. Adesso guardiamo che cosa ci metto dentro le mie orate. Me le sono fatte pulire, squamare, e me le sono fatte aprire in due in modo da condirle come si deve. Ho già preparato un pochino di aglio per insaporire e l'ho lasciato dentro per qualche minuto. A questo punto aggiungo il prezzemolo, che perché sia più comodo taglierò con le forbici in questa maniera, più comodo. Poi ci metterò due fette di limone e un pochino di pepe bianco. Chiudo e la stessa cosa la farò da quest'altra parte. Quindi avevo messo un pochino di aglio per insaporire, aggiungo una tagliata di prezzemolo poi due fette di limone e un pochino di pepe. Con il sale bisogna stare molto attenti. Col sale bisogna stare molto attenti perché il sale nel pesce bisogna metterne poco poco, perché sennò diventa immediatamente troppo salato. Sempre meglio casomai aggiungerlo se è sciapo, piuttosto che rischiare di fare il pesce salato. Ecco fatto. Sul fondo ho già messo l'olio, come vedete, eccolo là, perché non si attaccasse. Copro la mia padella con il suo metà e metto il tutto sul fuoco. In questo modo io finestra della cucina aperta, e in questo modo l'odore del pesce è limitato. Allora, apro e guardo, e il mio pesce è praticamente quasi cotto, quindi cosa faccio? Giro così e guardo che è successo. Vedete com'è bello cotto dall'altra parte? Lo lascio andare ancora qualche minuto. Sono passati circa 5 minuti da quando l'ho messo su, quindi lo faccio andare ancora 2 o 3 minuti e poi il pesce sarà cotto. Ecco qui la ricetta finita. Come vedete il piatto è pronto, io ho servito mezza orata, quindi può essere un piatto per 4 persone oppure un'orata per uno. Il pesce è cucinato in maniera molto semplice. La doppia padella semplifica il discorso degli odori, perché gli odori restano dentro, c'è molto meno fuga di odori. Il piatto è saporito. Io spero che abbiate voluto cucinare con me e che quindi mi abbiate seguito durante tutta quanta la cottura. Io vi ringrazio per aver guardato e intanto mi raccomando, se volete vedere altri filmati, aprite la campanella e iscrivetevi al mio canale YouTube. Arrivederci, alla vostra, un buon bicchiere di vino. Thank you.